Sono più di 3 anni che l'Ordine degli Infermieri di Bologna è impegnato a sostenere la memoria di una strage a Bologna, quella del 2 agosto, che ha profondamente segnato la città. E l'ha voluta sostenere recuperando appunto questi scatti di Paolo Ferrari, perché abbiamo visto che mostrando le foto le persone si sono riconosciute in quegli scatti. E quindi abbiamo recuperato parte della memoria e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme i soccorritori e le vittime di quel giorno, i feriti di quel giorno. E da quella ricerca, quindi da mettere insieme i soccorritori e i feriti di quel giorno, è nata l'idea di un documentario. È un momento molto toccante in cui le vittime da una parte, i familiari e i feriti di quel giorno sono riusciti a incontrare per la prima volta i propri soccorritori, e quindi il documentario non fa altro che valorizzare questo momento. In tutto questo l'Ordine degli Infermieri di Bologna sostiene questo recupero della memoria. Vogliamo anche lanciare un messaggio, ovvero quello di essere vicini alla cittadinanza, vicini alle famiglie, in un momento che è quello del 2 agosto, che tocca profondamente la coscienza collettiva della città. Questa mostra è emozione allo stato puro. Io ci lavoro da 4 anni e tutte le volte sento l'umanità, sento il piacere di ritrovarsi a guardare cose tristi, che non è normale, non è il solito, però davvero vedi le persone unite in un profondo senso di umanità, di solidarietà e di vicinanza, e questo credo sia il messaggio più positivo e ottimista che si possa dare al giorno d'oggi.